E allora, Vincenzo, per cominciare, mi farebbe piacere sapere quanti anni tu lavori all'università e qual è il tuo ruolo oggi e dove. Dunque, io diciamo all'università ufficialmente come di ruolo ci sto dal 1980, ho iniziato però diciamo 10 anni prima perché mi sono laureato nel 71, quindi ho subito cominciato a prendere queste borse di ricerca, gli assegni e quindi di fatto diciamo dal 72, da quando mi sono laureato, che io lavoro dentro l'università, neuropsichiatria infantile. Attualmente il mio ruolo è di ricercatore confermato. Ho una posizione un po' atipica, nel senso che stando dentro una facoltà di medicina e non essendo medico, io sono equiparato a MED 38, cioè sono MED 38 che è una definizione di tipo medico. Sì. Quindi io sono, diciamo, strutturato a livello didattico come un neuropsichiatra infantile. Infantile. Naturalmente in tutti questi anni di vita universitaria, più volte, essendo anche psicoanalista, ugualmente, tra virgolette, anziano nel ruolo di psicoanalista, ti sarai chiesto di come hai vissuto e vivi la tua identità di psicoanalista all'università e ugualmente di come vivi la tua identità di universitario come psicoanalista. E aggiungerei a questo quale tu ritieni che sia stata e sia la percezione che hanno di te i tuoi colleghi universitari come psicoanalista all'università e i tuoi colleghi psicoanalisti non universitari all'interno della società. Beh, no, interessante come domanda, articolata, difficile rispondere in modo sintetico e altrettanto articolato. Forse si potrebbe dire come prima cosa che io, diciamo, ho vissuto questi 30 anni di vita universitaria in una situazione un po' atipica, nel senso che l'Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Roma in particolare ha avuto sempre una tradizione un po' estranea alla struttura universitaria romana, nel senso che grazie alle capacità organizzative di Bollea, appunto, che è il fondatore della neuropsichiatria infantile italiana, ha avuto sempre, diciamo, una particolare attenzione sia all'edificio, alle strutture, all'organizzazione interna. Quindi, diciamo, andare a neuropsichiatria infantile era un po', come si diceva allora, andare nella piccola Svizzera del Policlinico, perché il Policlinico c'era i sotterranei con i topi, nella neuropsichiatria infantile era un luogo completamente deospedalizzato, infatti non c'è niente di ospedaliero, molti servizi ambulatoriali. La riduzione, faccio questa premessa per arrivare a un punto, la riduzione al minimo possibile dei letti della reggenza sia per i bambini piccoli che per gli adolescenti, e quindi tutti i servizi spostati sul piano o degli ospedali diurni o sul piano ambulatoriale o per esempio nel periodo di maggiore fulgore, quando Giannotti era ordinario fino al momento della sua morte, il servizio di psicoterapia che ha rappresentato infantile, che ha rappresentato per tanti anni un po' un punto di riferimento, senz'altro in Italia, ma anche in Europa, come diciamo un'esperienza un po' particolare di psicoterapia psicoanalitica dentro un'istituzione ospedaliera e dentro un'istituzione universitaria. Quindi diciamo io ho goduto di questa posizione, naturalmente credo anche di aver contribuito a questo, diciamo, a questo, però avendo scambiato idee con altri colleghi che pure appunto sono psicoanalisti e universitari sia in Italia che all'estero, ho visto e mi è stata anche rimandata, diciamo, l'immagine di una peculiarità della mia posizione all'interno di questo istituto che diciamo, ha sempre accolto, diciamo, la psicoanalisi come una delle possibili direzioni di ricerca e di cura e di approfondimento dell'intervento specifico del Dipartimento. Quindi, con questo non voglio dire che non ci sono state all'interno del Dipartimento
che prima si chiamava istituto delle conflittualità tra, mettiamo, i neurologi infantili oppure i neuropsichiatri puri, però grazie alla politica di Bollea, poi le cose sono molto cambiate, Bollea è riuscito a mantenere, diciamo, per 15 anni una struttura tripartita quasi perfetta, nel senso che diciamo, le tre aree in cui si muoveva la neuropsichiatria infantile non si toccavano, quindi c'era la parte neuropsicologica, la parte strettamente neurologica, tutte di ottimo livello, e la parte, chiamiamo così, di psichiatria dinamica, che era una terminologia per dire che era fortemente influenzata dalla psicoanalisi, sia perché c'erano psicoanalisti dentro, sia perché da sempre Bollea aveva cercato di far venire anche psicoanalisti della società italiana come consulenti, per esempio la Corti, Lussana erano stati consulenti dell'istituto, prima ancora Bartoleschi, Novelletto, quindi c'era stata una tradizione che aveva, come dire, più che tollerato, accolto bene questo tipo di, diciamo, di contributo. La situazione adesso è fortemente cambiata, quindi diciamo c'è stato negli anni 70, 80 e fino agli anni 90, diciamo, forse il picco massimo di, come dire, accentuazione psicoanalitica dell'istituto, pur nella tripartizione. L'istituto ha preso anche una certa notorietà internazionale con l'invito di personalità tipo Tastin, che è venuta per 10 anni ogni 6 mesi, quindi è diventato leader nel trattamento dell'autismo anche a livello internazionale. In quel periodo abbiamo avuto e abbiamo ancora adesso Gianna Kulas come psicoanalista visiting teacher psicoanalista, è venuto Bollas, Trimentani, abbiamo avuto una serie di, diciamo, contributi anche di psicoanalisti esterni, oltre di quelli interni, che hanno dato, come dire, una particolare connotazione nazionale e internazionale all'istituto, e diciamo, il contorno ha tollerato, finché c'era Bollea, finché c'era Giannotti, in modo più che tollerato, insomma, ha accolto bene il contributo psicoanalitico, anche se c'è stato ovviamente una dialettica. Il problema è stato, come posso dire, al momento delle, diciamo così, quando il gioco si faceva duro, al momento dei concorsi, nell'attribuzione delle cattedre, dei posti di dirigente ospedaliero, lì, diciamo, a questo punto, diciamo, essere psicoanalista diventava diciamo, un po' uno svantaggio rispetto all'essere invece medico o neuropsichiatra puro, ecco. Però, diciamo, posso dire di aver vissuto un'esperienza, almeno in questo, per almeno 20 anni, diciamo, molto favorevole. Per quanto riguarda i rapporti con il resto dell'università, diciamo che la stessa collocazione di neuropsichiatria infantile fuori dalle mura dell'università ha praticamente mantenuto diciamo, questo istituto in una specie di isola felice, poco, cioè come di una specie di nicchia. La stessa neuropsichiatria infantile è una specialità di nicchia dal punto di vista ospedaliero, quindi questo è stato sia il limite, perché non hanno poi potuto espandersi come specialisti, però anche, diciamo così, ha favorito appunto un buon accoglimento della psicoanalisi. E come universitario nella società? Oh, anche questo, diciamo così, il fatto che ci sono state alcune posizioni, come posso dire, un po' di sospetto, per esempio nei passaggi a membro associato, a membro ordinario, ma devo dire francamente molto ridotte, non solo forse da alcuni diciamo, di mentalità più conservatrice, ma devo dire poco rilevante. Il fatto che io fossi conosciuto come quello che stava in neuropsichiatria infantile, ed essendo neuropsichiatria infantile diciamo, conosciuta come un centro d'eccellenza per la psicoterapia infantile, mi ha semplificato le cose anche all'interno della società, perché mi è stata sempre riconosciuta una specificità, diciamo, di coerenza, di correttezza, di applicazione
diciamo, corretta, chiamiamola così, del metodo psicoanalitico. Per esempio, tanto per dire, io lavoro per molto tempo sia a livello ospedaliero, diciamo, di ospedale diurno, sia a livello di ricerca nell'applicazione di uno strumento che abbiamo chiamato psicoterapia breve psicoanalitica con bambini in età di latenza. E questo lavoro, adesso che cito tra i tanti che sono stati fatti, diciamo, per esempio, ha trattato il problema delle varianti e invarianti del modello psicoanalitico dentro l'istituzione rispetto al modello psicoanalitico nella pratica privata. Ecco, quindi questo ha costituito un po' anche una garanzia del fatto che quello che si faceva nello psichiatra infantile veniva fatto con cognizione di causa e non. Ecco, tu mi hai preceduto rispetto a una cosa che avrei voluto chiederti, che ti chiedo ugualmente. Tu parlavi della tua attività di ricerca a partire da un vertice psicoanalitico all'interno di una realtà accademica, quale quella che tu hai vissuto e vivi. Tu ritieni che diciamo, i paradigmi della ricerca nell'ambito in cui tu lavori siano differenti o in sintonia, o per meglio dire, cerco di rendere meglio il senso della mia domanda. Come psicoanalista ritieni che la ricerca che svolgi, pur nella sua specificità, ha, tra virgolette, paradigmatica, ha delle qualità e delle caratteristiche che sono qualitativamente altrettanto buone rispetto a quelle che ufficialmente l'Accademia riconosce come scientifiche, e al contempo ritieni che la ricerca fatta dagli psicoanalisti negli ambiti più prossimi a quelli dei tuoi interessi sia ugualmente sensibile e attenta, quella fatta da psicoanalisti che non frequentano l'università. Ecco, allora anche qui adesso non è che io voglio necessariamente rivendicare una specificità mia, voglio dire, è capitato, sono stato fortunato per certe circostanze, perché appunto ho vissuto un ambiente universitario molto, come dire, recettivo alla psicoanalisi, e anzi è stato propulsivo per la psicoanalisi per alcuni aspetti. Però voglio dire, rispetto alla domanda molto interessante che mi poni, anche qui io devo fare riferimento al fatto che ho una matrice filosofica. In particolare, io mi sono laureato in filosofia prima che ci fosse psicologia, e in particolare in filosofia della scienza, ancora più in particolare in filosofia della psicologia. Quindi io sono arrivato, diciamo, messo piede al neuropsichiatria infantile con la mentalità, diciamo, del ricercatore accademico. Adesso non voglio usare una parola che potrebbe apparire troppo arrogante, però insomma abbastanza sofisticato. Quindi quando io ho incominciato a interfacciarmi, prima come studente e poi come borsista, con le ricerche che venivano fatte a neuropsichiatria infantile, diciamo a impostazione psicodinamica, ho subito, come dire, corretto la rotta per quello che mi era possibile, cercando di far vedere le incongruenze di ricerche così che venivano fatte in modo un po' approssimativo, perché avevo questo background di tipo universitario, in particolare di filosofia della scienza. Quindi le ricerche a cui ho partecipato, posso dire, hanno sempre tenuto conto delle differenze tra, mettiamo, un setting psicoanalitico, chiamiamolo così, puro, anche se è un termine molto brutto, e un intervento psicoterapeutico improntato psicoanaliticamente fatto all'interno di una istituzione che in quel caso era un'università, ma che potrebbe essere anche diciamo, un servizio territoriale. Quindi, da questo punto di vista, sia sul piano dell'intervento sia sul piano della ricerca, personalmente io ho sempre portato una particolare attenzione e penso di aver contribuito in questo a rendere la cosa, come dire, non abborracciata, ma che seguisse dei criteri di scientificità.
diciamo, paradossalmente direi che ho trovato meno scientifico l'approccio diciamo, dei medici alla ricerca di quello che portavamo noi come psicoterapeuti o psicoanalisti, che eravamo informati, diciamo, in senso epistemologico molto più di quanto non lo fossero loro. Quindi, che posso dire? Io avevo fatto durante il mio periodo di universitario una ricerca sui fattori di rischio. Per esempio nella popolazione infantile, le difficoltà di acquisizione del linguaggio in famiglie disagiate. Avevo partecipato proprio a una ricerca sul campo con un ricercatore del CNR che insegnava psicologia del linguaggio e mi ricordo quando andai, diciamo, con questo bagaglio a neuropsichiatria infantile. E feci vedere appunto che quel tipo di ricerca che loro stavano facendo era contraddittoria, diciamo, fu riconosciuta la bontà del contributo che portavo. Quindi da questo punto di vista non so se è tipica la Ma mia. questa cultura scientifica relativa alla ricerca, alla metodologia della ricerca, la ritrovi all'interno della società di psicoanalisi? Ecco, qui tocchi un punto assolutamente no. Cioè, purtroppo, diciamo, le ricerche, e questo guarda, riguarda anche un recente intervento che mi è stato chiesto per Psiche Online, in cui ho commentato un lavoro di Fonaghi, che è un autore che, diciamo, che le cui posizioni io non condivido. Ma condivido l'approccio di tipo, diciamo, Metodologico. metodologico che è molto rigoroso e soprattutto è molto, come dire, consapevole della complessità dei problemi, che una ricerca e la validazione di una ricerca implica, cosa che mi sembra sia completamente, diciamo così, estranea al mondo psicoanalitico. Quindi in generale, ecco, non dico solo la nostra società, anche ricerche fatte in altri ambiti psicoanalitici. Quindi in realtà se uno poi va a vedere tutte le ricerche psicoanalitiche che hanno un valore, diciamo, che ha una certa rilevanza, sono sempre appoggiate ad istituti universitari che magari hanno una particolare sensibilità per la psicoanalisi. E rispetto invece ad un altro dei, diciamo, dei vertici di un ipotetico triangolo che regola le attività all'università, vale a dire, abbiamo fatto accenno alla ricerca, parleremo tra un attimo della clinica, però naturalmente in primo luogo ufficialmente vi è la didattica e la formazione. Che cosa del tuo essere psicoanalista riesci a tradurre nella didattica e nella formazione universitaria? Che cosa ritieni di non poter collocare lì? E al contempo, che cosa secondo te della didattica e della formazione universitaria eventualmente manca all'interno della società di Anche psicoanalisi? questa è pure una domanda bella, complessa, insomma, che simula tanti pensieri e tante riflessioni, che va vista però anche, diciamo, in uno sviluppo temporale, nel senso che anche qui io ho fatto molte esperienze, nel senso diverse, diciamo, diversificate nel tempo. Nel senso che, per esempio, all'inizio, molto giovane, all'età di 26 anni, io ho avuto l'incarico che mi fu dato da Bollea di psicologia dello sviluppo alla scuola di specializzazione. Quindi allora gli specializzanti non erano pagati, c'erano classi di 25-30 medici specializzanti. E diciamo, io ho fatto per tanti anni e devo dire con un buon riscontro positivo da parte dello staff didattico, oltre che degli studenti, ho fatto per tanti anni insegnamento di psicologia psicoanalitica dello sviluppo. Naturalmente ho anche imparato, diciamo, no? Insegnando ho anche imparato. Quindi diciamo che per quanto riguarda il mio contributo come psicoanalista, nella prima parte si è soprattutto concentrata sulle teorie psicoanalitiche dello sviluppo, diciamo quindi una parte specifica della psicoanalisi. Più complesso è il discorso della trasmissione a livello didattico della clinica psicoanalitica. E allora qui potrei distinguere, diciamo, due filoni. Una parte che pure ho svolto e svolgo attualmente di metodologia clinica, io sto all'interno di un raggruppamento nella facoltà di medicina che
che corso C mi pare, sì, corso C, che si chiama metodologia clinica. All'interno di questa metodologia clinica c'è psicologia medica e rapporto medico-paziente. Allora, il mio insegnamento è, per quel po' di ore che faccio, però insomma ne faccio abbastanza perché poi sono a semestri, diciamo, da parecchi anni io faccio, diciamo, cerco di trasmettere una sensibilità, diciamo, specifica ai futuri medici sul rapporto che devono intrattenere con il paziente, e quindi c'è tutto poi il background teorico a cui faccio riferimento, soprattutto Balint, e al fatto che anche la malattia organica ha sempre una componente emotiva, fa parte della storia dell'individuo, cioè cerco di introdurre questi parametri, diciamo, più che psicoanalitici come, diciamo, modello all'interno di un insegnamento che viene, diciamo, considerato solo come metodologia, come si fa l'esame clinico, diciamo, no? Mentre io cerco di. E da questo punto di vista, devo dire, c'è una notevole rispondenza anche da parte degli studenti. Quello che invece è più difficile, se non lo si fa all'interno di un corso lungo, organizzato, annuale, è invece proprio la trasmissione dell'esperienza clinica, come avviene nel rapporto, per esempio, bambino in psicoterapia, terapeuta, oppure adulto in analisi o in psicoterapia, terapeuta. Quella è una cosa un po' più difficile perché richiede, innanzitutto perché la psicoterapia e la psicoanalisi sono difficili da insegnare e da trasmettere, ma poi richiede molto tempo, quindi richiede la possibilità di discutere delle sedute, di poterle esaminare. E quindi se ci sono le condizioni, e io di nuovo posso dire sono stato fortunato perché mi sono state create, anche, me le sono anche create le condizioni per fare questo tipo di lavoro, devo dire che non ho avuto grandi difficoltà. Quando invece in rari casi le condizioni ambientali non erano adatte a questo tipo di trasmissione, c'era uno svilimento di questo aspetto, diciamo, veniva vissuto e forse anche trasmesso in modo un po' meccanicistico. E secondo te c'è qualcosa dell'insegnamento, della tua esperienza di insegnamento e di formazione all'università che senti non è facilmente traducibile nell'ambito della formazione dei nostri allievi nella sua psicoanalisi? C'è qualche cosa che l'università potrebbe insegnare Ma alla nostra? io penso, diciamo, che l'università nella sua accezione migliore, e quindi diciamo con i suoi uomini migliori, per così dire, nella tradizione migliore, potrebbe insegnare moltissimo, potrebbe contribuire moltissimo all'insegnamento della psicoanalisi, a parte, diciamo, lo specifico psicoanalitico che riguarda appunto il lavoro clinico nella stanza d'analisi, per usare questa metafora, ma tutto quello che, diciamo, contribuisce come contorno alla trasmissione del sapere psicoanalitico, secondo me soffre molto di una mancanza di chiarezza di modelli, di, diciamo, possibilità di fare confronti tra modelli diversi, e quindi credo che un buon professore universitario, un approccio universitario di tipo classico, sarebbe di grande contributo per l'apprendimento dei candidati. Nel mio piccolo, diciamo, credo di averlo fatto durante gli anni di insegnamento al training, che voglio dire. Poi, insomma, non certo io solo, voglio dire, molti altri, però credo che manchi nell'insegnamento della psicoanalisi questo, cioè, o perlomeno c'è questo pregiudizio nei confronti dell'Accademia. Che per esempio, tanto se uno poi va a vedere, non c'era per esempio in un'autrice come Anna Freud, che in questo articolo che andrebbe molto rivalutato, intitolato The Ideal Psychoanalytic Institute, l'Istituto Psicoanalitico Ideale, lei parla appunto sia dell'insegnamento della clinica, ma anche di tutte quelle materie afferenti, diciamo, alla clinica, ma soprattutto a come queste materie afferenti alla clinica devono essere trasmesse in un modo diverso da quello in cui viene trasmesso l'apprendimento tecnico specifico. Quindi credo che il contributo potrebbe essere
diciamo, di buon livello. E dato che tu hai avuto anche, diciamo, l'opportunità di lavorare all'interno di una realtà universitaria fortemente corredata anche di funzioni cliniche, come vivi la tua clinica universitaria da psicoanalista? Se la senti in sintonia e continuità rispetto a quella extramenia rispetto all'università, o se viceversa tu avverti che la tua identità clinica è come se fosse doppia, quella che eserciti come psicoanalista e quella che realizzi all'interno? Diciamo, da un certo punto di vista potrei dire questo, cioè che per quanto riguarda la, diciamo, l'attività clinica dentro l'università, nel reparto clinico, diciamo, dell'università, adesso io prevalentemente faccio insegnamento, vedo rispetto a prima meno bambini, meno genitori, perché prima ero inserito in un servizio diurno che aveva questa funzione, quindi io vedevo, diciamo, in una settimana a livello diagnostico 6 bambini e altrettante coppie di genitori, quindi avevo un'attività molto intensa dal punto di vista diagnostico, e poi, diciamo, da questo pool, diciamo, di molto ampio di esperienza diagnostica, selezionavo sempre all'interno di una programmazione del servizio di psicoterapia i bambini o gli adolescenti da prendere in terapia, e quindi ho visti tantissimi in istituzione. Quando, perché ho iniziato prima il lavoro psicoterapeutico in istituzione e poi quello privato, mi sono subito reso conto, passando dal pubblico, diciamo, dall'università al lavoro privato, grazie al training psicoanalitico, che c'erano dei parametri diversi, che c'era, mettiamo, una maggiore disinvoltura nel mio lavoro clinico con i bambini e i genitori di quanto non ci fosse con i pazienti con i quali avevo un assetto, diciamo, più rigoroso con i pazienti privati. Però devo dire che poi nel tempo, è anche vero che la psicoanalisi è cambiata, c'è stata un po' una specie di come dire, fertilizzazione mutua tra questi due ambiti, nel senso che in fondo, per esempio, l'esperienza molto vasta che io penso di aver avuto con i bambini e i genitori a livello pubblico, diciamo, all'università, mi è servita, diciamo, anche per vedere privatamente a livello diagnostico e in alcuni casi anche a livello terapeutico casi che in genere non fanno parte della pratica psicoanalitica di un analista infantile. Certo, avendo lavorato 10 anni con la Dustin e avendo avuto la sua supervisione in istituto, avendo preso molti bambini autistici in trattamento in istituto, mi sono trovato a mio agio anche con quei 3-4 bambini autistici che ho visto privatamente. Diciamo, questo, ma ripeto, sempre in una situazione che è un po' speciale, perché non la vorrei generalizzare. Ecco. Certo, ma è a te che infatti è evidente che il nostro dialogo certamente riguarda psicoanalisi università, poi il che non significa che si possa non necessariamente non si debba contestualizzare, perché vi è università e università, certo. Poi vi sono psicoanalisti e psicoanalisti universitari e universitari, per cui, diciamo, ci sono 3 livelli diversi, 3 fattori che concorrono a determinare poi delle differenze. Un'ultima domanda ti volevo fare, che riguarda più il tuo vissuto della tua persona, della tua identità, diciamo, dato che la nostra identità è composta da quello che è il nostro privato, la nostra personalità, e poi quella che è la nostra professione, che in fondo anche quella contribuisce a determinare la nostra, il senso della nostra identità. Ti senti ugualmente bene, ugualmente intero nella tua espressione identitaria all'università, così come nel tuo studio? Diciamo, dal punto di vista clinico sì, assolutamente, perché nel mio istituto si erano, adesso non è più così, come ti stavo dicendo prima dell'intervista, diciamo, le cose stanno cambiando perché, diciamo, c'è un deterioramento dell'università e quindi attualmente non c'è più quella situazione, diciamo, proprio dorata che c'era prima.
Però, diciamo, dal punto di vista clinico io non ho sentito nessuna spaccatura tra il mio agire clinico all'interno dell'università e il mio agire clinico privatamente. E quello che ho sentito è che, diciamo così, semmai diciamo, il mio essere psicoanalista in un'istituzione medica mi ha limitato, ma questo non ne voglio fare colpa a nessuno, voglio dire, forse è anche un dato obiettivo, mi ha limitato un po' nella carriera universitaria, però ho avuto anche dei vantaggi, voglio dire, nel senso che essendomi ritagliato un po' una specie di nicchia, ho potuto fare le cose che più mi piacevano, non sono sceso a compromessi, ho pagato, diciamo, in termini di carriera universitaria, ma è stato un po' uno scambio, come posso dire, consapevole, nel senso che diciamo, sono stato bloccato, per esempio, per certi avanzamenti universitari per il fatto che io ero troppo psicoanalista, ero troppo diciamo, orientato alla psicoterapia, mentre ci voleva, mettiamo, una persona, questo era almeno come dire, la giustificazione ufficiale che veniva data, no? Nel senso che ero poco accademico, ero. Ecco, in questo senso ho avuto una limitazione, però diciamo è stata sempre molto consapevole perché tutto sommato ho fatto quello che mi andava di fare e che volevo fare, quindi sì, diciamo a 60 anni sono ricercatore, vabbè, professore aggregato, ma avrei potuto essere ordinario se avessi scelto, mettiamo fin dall'inizio, di fare solo la carriera accademica. Dando per scontato, e davvero poi concludiamo questo dialogo e ti ringrazio già da adesso, che tu, date anche le tue realizzazioni professionali in ambito societario, ti trovi bene, sia tra virgolette soddisfatto della tua vita di psicoanalista all'interno dell'istituzione psicoanalitica. Ma se proprio dovessimo cercare qualcosa che tu senti che ti manca, che tu vorresti che ci fosse nella nostra istituzione, per sentirti bene fino in fondo. Sì, questa è una bella domanda pure questa. No, diciamo, quello che mi manca e manca a me, ma penso che manca alla società, è la possibilità di stabilire un legame più, come dire, reciproco e più autorevole tra la società psicoanalitica e una parte del mondo accademico. Penso che paradossalmente c'è molto più pregiudizio da parte della psicoanalisi, della società psicoanalitica nei confronti del mondo accademico che viceversa. Grazie Bene, grazie. a te, è stata una bella occasione. Grazie davvero. Grazie.